Salve a tutti carissime sorelle e fratelli campanilisti. Con questo video voglio rispondere a numerose vostre domande per mezzo delle quali mi chiedete notizie della sospensiva da parte del Consiglio dello Stato della circolare del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture numero 25981 del 6/9/2023, della quale io, se ricordate, feci allora un video. Il Consiglio di Stato, tenuto conto della meritevolezza degli interessi delle ditte appellanti e tenuto conto anche dell'assenza, diciamo, di un periodo di transizione di adeguamento a quanto disposto dalla predetta circolare, cioè il Consiglio di Stato con le ordinanze 196 e 198 ha accolto la sospensiva e pertanto la predetta circolare 25981 del 6 settembre 2023 non produce più i propri effetti e tutto torna come prima. In sintesi, la circolare 25981 del 6/9/2023 determinava le caratteristiche, le modalità di installazione di porta bici, porta moto, porta sci, porta tutto, insomma, sul lato posteriore dei veicoli M1, cioè dei nostri camper. Invece, il Consiglio di Stato, accogliendo la sospensiva, non ha fatto altro che porre un fermo agli effetti prodotti dalla circolare 25981 e per cui tutto torna come prima, cioè dire alla libera installazione. Altra motivazione per quanto riguarda l'accoglienza della richiesta di sospensione è stata anche per andare ad approfondire nel merito la questione per la tutela delle attività svolte da parte delle ditte appellanti. Anche la divisione 3 della Direzione Generale per la Motorizzazione ha pubblicato una propria circolare che è la numero 1602 del 19 gennaio 2024. Detto questo, tutto è nelle mani dei TAR, i quali dovranno fissare subito le udienze nel merito. Carissime sorelle e fratelli campanilisti, io ho fatto un sunto, una sintesi, cercando di semplificare ad ogni buon fine, vi rielenco le ordinanze e le circolari che abbiamo trattato, che sono oggetto di questo video. Allora, iniziamo con la prima, che è la circolare del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, protocollo numero 25981 del 6 settembre 2023. Poi abbiamo l'ordinanza del Consiglio di Stato, che sono due, la 196 e la 198, che accolgono la richiesta da parte delle ditte appellanti della sospensione. E poi abbiamo menzionato la circolare della Divisione 3 della Direzione Generale per la Motorizzazione, che è la numero 1602 del 19 gennaio 2024. Io di questo non posso dirvi, solo che sono la persona più felice perché ho la vostra attenzione, sono grato a voi solo per il fatto che mi seguiate, vi invito sempre ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e mettete un bel like, lasciate un commento perché i commenti sono molto costruttivi e quello che non dobbiamo mai dimenticare, vi esorto sempre a, diciamo, professare, è la fratellanza fra campanilisti. Ci vedete in giro, grazie sempre per l'occasione che mi date per interagire e poter dire la mia. E grazie per la fiducia accordatami. Ciao!